Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Bentornati su Un corpo mi hai dato. Avete recuperato le vostre impronte della nascita? La scatola dei ricordi e l'album delle foto? E la linea dell'altezza? Hai contato quante volte sei caduto da un muretto? Era più grande il tuo piede destro o il tuo piede sinistro? Ariel o Cenerentola? Hai lavato il tuo pupazzo preferito? Allora possiamo proseguire! Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. L'altra volta abbiamo parlato di come benedire quanto è in me. Stavolta è ora di guardare con occhio riconoscente il nostro passato. Vai! Il fare memoria è stato uno strumento veramente molto importante e fecondo, in particolare nella storia del nostro fidanzamento. Io dei due ero quello più impacciato, più dubbioso, mi intartagliavo in cose che potevano sembrare banali. Io non trovavo ristoro nel sentimento, nel vedere che andava tutto liscio, era tutto perfetto, le farfalle nello stomaco ce l'avevo ancora e il cuore batteva come il primo giorno quando ci siamo conosciuti, perché capivo in fondo al cuore che il punto non era quello. L'amore è una scelta, l'amore non è un vento di passioni, sai, sentirlo dire è un conto, però poi incarnarlo e viverlo per me non era assolutamente facile. Quindi io mi sono messo in ascolto di come stavo in questi momenti e è stato lì che ho potuto davvero sperimentare questo. L'amore è una scelta. Ci sono delle vette, ci sono dei momenti di grazia in cui il Signore si manifesta. Quelli dove vedi una luce particolare, una pace, una sensazione di calore dentro di te che ti fa capire che lì il Signore è con te. Io andavo molto in crisi quando vivevo dei momenti non luminosi. Pensavo che tutto quello che stavo vivendo non aveva più senso e mi chiedevo continuamente se era la strada giusta per me. Il fare memoria per me è diventato una risorsa fondamentale nel momento in cui ho davvero imparato a farlo e mi ci sono messo. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è andare ad agganciarci a quei ricordi, a quei momenti positivi, a quei brividi sulla schiena, a quella luminosità, a quella gioia, a quella speranza che ha caratterizzato alcuni momenti della nostra vita. Andate a rivivere tutti con la mente, riprendete in mano le foto, gli scritti, tutto ciò che vi ricorda di quelle fasi. Anche io, nel vedere Emanuele così dubbioso, così travagliato, così in crisi, sono andata in crisi. Io dei due ero quella più certa, ero quella più sicura, io avevo già capito tutto, eppure non si andava avanti. Anche per me è stato fondamentale andare a riprendere, andare a rivivere quei momenti che per noi erano stati momenti di luce, momenti di chiarezza, momenti di manifestazione di Dio. Adesso vi portiamo in un posto specialissimo, puzzolente da matti. Però è speciale anche se puzza. Soprattutto se puzza. Ragazzi, la puzza perché? È sinonimo di... Oh, Gesù, viene dove puzziamo. C'è poco da fare. Il 21 di marzo del 2012 siamo piazzati qua in questo bellissimo parcheggio con vetro, lattine e barattoli. Per grandi quantità utilizza la stazione ecologica. Noi avevamo poche quantità di baci, quindi noi ci siamo dati il primo bacio qua. Ci siamo piazzati qui in macchina. Il Signore mi ha dato finalmente un cuccio, perché sennò qua si aspettava lui. Dovevamo scegliere il parcheggio dei cassonetti, perché sapete, romanticismo number one. Però a parte gli scherzi è stato bello. Sì, il più bel bacio della storia della mia vita. Sai, lei ha avuto tante storie. Sai, 25 milioni, ragazzi. Bene, adesso noi, visto che siamo dai cassonetti, facciamo fare ai cassonetti il loro lavoro. Amore, ciao. Dovevamo portare un po' di plastica. Poi qui abbiamo buttato anche le nostre paure. Via la nostra spazzatura interiore. Vi dovete ingarbugliare per bene. Ascoltatemi a me. Allora, io mi facevo sempre... Ero una bonazza pazzesca, ok? Cioè, tutte le sere, capelli lavati, trucco,
cioè proprio doc, vestita casual ma un po' provocante, ok? Quindi c'è proprio... E niente, dopo è capitolato, ragazze, ce l'ho fatta a farmi baciare, perché a un certo punto ho anche pensato di dover prendere io l'iniziativa. E comunque, come insegna la nostra amica Alessandra Lucca, mal non fa. Dopo ci raccontano poi che noi uomini guardiamo sempre le parti basse, le parti alte, le parti medie, le parti dietro, le parti davanti, però cioè, comunque noi siamo giustificati perché da piccolini noi abbiamo vissuto nella valle il seno di nostra mamma. Ricerchiamo sempre quelle curve, ok? Per riferimenti bibliografici, il linguaggio della pelle. Ashley Montagu. Adesso vi portiamo in un altro posto particolare. Sempre bellissimo, sempre ragazzi. Sempre romanticissimo in mezzo al mare. Il romanticismo è sempre al primo posto. Ragazzi, stamattina vado dalla parrucchiera, promesso. Avete presente, no? Li taglio, non li taglio, li faccio così, li faccio così, perché così non stanno come mi pare a me, dopo è ancora peggio, quindi devo tornare a tagliare, quindi devo scassare le valle, 22 euro, 25 euro, 42. Dopo si lavora per questo, capito? In questo posto, altro parcheggio mega galattico, dove ancora prima del primo bacio io mi sono cacato sotto. Sì, guarda, okay? Lasciamo perdere. Fatto, ci hanno piazzati qua, male. Guardate che bella panorama, la vigna correggese. Con le zanzare all'epoca. Ci siamo piazzati qua, io ho fatto il romanticone, diglielo. Alle 11 di sera mi porta qua, vabbè, ok. Tira fuori un palloncino e una merendina, fa volare il palloncino con su scritto non mi ricordo neanche cosa. Neanche io non mi ricordo. Perché secondo lui questo era il segno dell'inizio della nostra storia. In teoria. Peccato che poi dopo mi sono cacata sotto. Il segno era di far volare la nostra storia in cielo per affidarla a Dio. Cioè ragazzi, questa roba qui è alta classe. La merendina era perché alla GMG facevamo gli stupidi sulle merendine. Non mi ricordo bene per cosa, ma è grave. La luce illumina le tenebre e quindi nutre di speranza nei momenti... Rivivere, riprendere i momenti più importanti, principali della nostra storia mi ha aiutato a vivere anche i momenti di sofferenza, i momenti di dolore, a stare con quello che c'era, a stare con quello che noi eravamo chiamati a vivere in quel momento. Quando questa abitudine nel fare memoria è diventata anche di coppia, allora sì che siamo rifioriti. Abbiamo potuto vedere quello che Dio aveva compiuto nella nostra vita di coppia e poi anche singolarmente con occhi nuovi. Nei cambiamenti della vita, nelle onde, ricordarsi delle vette è il punto di partenza per illuminare la propria oscurità. Le nostre scelte noi le dobbiamo fare guardando in alto, ricordandoci che sulla tua parola, Signore, noi compiamo le nostre opere che diventano tue opere e non sul vento dei nostri sentimenti o di quello che viviamo in un certo momento della vita. Tutto è dono, tutto è grazia. Tu sei una meraviglia stupenda agli occhi di Dio e ogni momento della tua vita è importante, è pensato, è per te. Un regalo speciale. Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo. Anche se la tua vita fosse un disastro totale, esercitati a ripescare tutti gli eventi positivi della tua vita. Inseriamo nel nostro cantico non solamente una contemplazione e una lode per il nostro corpo, ma anche per la nostra stessa vita e gli eventi della nostra vita. Quindi, prendi un quadernino. Inizia a scrivere. Scrivi almeno 100 episodi della tua vita. Fanne un motivo di lode a Dio. Basta anche solo una parola, una frase. Più ne troverai, più ti sentirai prezioso e degno di stima. Sarai un figlio amato. Amici, ci vediamo mercoledì, ore 17. Alla live Instagram e Facebook. Per chiacchierare insieme su quello che vi abbiamo detto. Non mancate, mi raccomando. Commentate qui sotto. Amati. Smetti di fare del male al tuo corpo. Ciao. La 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 la. Drin 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 drin. Non so. E quindi sparo.
sparo parole a caso. Guardarti con questo sguardo è il punto con cui partire. Guardare il tuo passato e la tua vita in questa modalità ti aiuta a illuminare il futuro. Se vuoi approfondire, vai al nostro sito www.uncorpomihaidato.com, nel quale potrai conoscerci meglio, visitare il blog, partecipare al progetto e iscriverti ai nostri canali social per poterci seguire, sostenere e condividere. Il corpo sei tu, il corpo siamo noi.